una donna ebrea convertita al cattolicesimo e poi diventata suora carmelitana, da cui poi è stata deportata ed è morta in una camera a gas ad Auschwitz. Sette sono le stanze e sette sono le porte. Sette i luoghi in cui avanzare, dove l'innamorato cerca l'innamorata e l'innamorata l'innamorato. Il 12 ottobre 1891, io, cittadina prussiana, bimba ebrea, nacqui a Breslau. Era lo Yom Kippur, quando l'agnello esce dal deserto. Mia madre mi pose la mano sul capo e disse: questa figlia sarà grande. Quando crebbe, mia sorella Erna ed io vivevamo come gemelle. Ma eravamo sia nell'aspetto che interiormente gemelle assai diverse. Erna era alta e forte, con trecce lunghe e brune e grandi occhi scuri. Non mi prenderai mai, Erna! Non mi prenderai mai! Quello, il desiderio di suicidarmi. Suicidarsi non significa togliere vita alla vita, ma aggiungere morte alla propria morte. Cara mamma, desidero partire. Dicono che Gottinga sia una città di filosofi e io voglio studiare lì. Lì insegna il professor Russell e i giovani fanno pazzi per lui. Cara mamma, lì potrò provare cose come essere in pietra, immaginare che, parlare di, avere un'idea. È una follia, mamma! È una follia! Nel 1915 il mondo era in guerra. Io mi augurai nella Croce Rossa e mi innamorai. Era un amore nascosto e non corrisposto. Era polacco ed era molto bello. Sì, anch'io potevo combattere. Ogni uomo, ogni donna ha una sua guerra da affrontare contro una nazione nemica, contro i pregiudizi, contro se stessa, a volte anche contro coloro che amiamo. Un giorno, a casa di Hedwig Conrad Martius, scorsi tra i libri la vita di Santa Teresa d'Avila. Cominciai a leggere. Ogni riga ne chiamava un'altra. Ogni pagina ne chiamava un'altra,
per tutta la notte furiosamente lo lessi tutto d'un fiato. Il 1° gennaio del 1922, io, cittadina dei Santi, donna ebrea, mi innamorai di Dio. In quel capodanno ricevetti il santo battesimo. Non esiste altro, anche se gigante, che non debba spesso tornare come un bambino. Non esiste orazione così elevata da non dover tornare spesso all'inizio. Il mio primo incontro con la croce. Per la prima volta mi apparve in modo visibile che la passione di Cristo era vittoriosa sulla morte. Lì, in quell'istante, la mia incredulità divenne credo. Mamma, parto per Colonia. Lì vivrò con delle suore. Perché non dici nulla? Perché non rispondi? Parla a tua figlia, mamma. Parla a tua figlia. Parla a tua figlia, mamma. Oh mamma, sento un gran vuoto nelle ossa. Il tuo silenzio mi spezza il cuore. Si può essere religiosi anche da ebrei. Sì, sì, cara mamma, ma io ho incontrato Cristo. È vero, sentivo un gran vuoto nelle ossa. Sentivo morir mia madre dentro me stessa. Calda radice e si spezza. Già da tempo tenevo delle conferenze per dare nuovo slancio e dignità all'immagine della donna nella nostra società. E non mi si dica che la donna sia meno dell'uomo. La donna accompagna l'uomo nella sua vita con una capacità di amore disinteressata. La nostra tendenza alla maternità ci porta verso tutto ciò che è vivo, passionale, completo e contemplativo.
uccidere tutti i figli del popolo di Israele! Popolo disperso, il mio cuore piange per te. Si aprì in quel giorno il Carmelo, come le braccia di Cristo sulla croce, e il mio popolo vi entrò. Sì, cara priora, lasciate che possa sacrificarmi quale vittima di espiazione per la vera pace e per il mio popolo. Ci fecero fuggire ad Ecate, me e mia sorella Rosa. Lì, il 26 luglio 1942, durante la celebrazione della messa in tutte le parrocchie, fu letta la lettera di condanna al nazismo da parte di tutta la Chiesa olandese. A distanza di pochi giorni, Hitler diede l'ordine di rastrellare ogni chiesa, ogni convento e di deportare tutti i vescovi, tutti i preti, tutte le suore e chiunque andasse contro al suo potere. Per 1942 anni nessuno avrebbe saputo cosa sarebbe successo ad Eva quella domenica. Era una domenica di attesa. I nazisti bussavano alle porte del Carmelo. La priora aprì. Io finivo in silenzio di fare le mie valigie. Qualunque cosa accada, sono pronta a tutto. Lo so che il mio popolo non lo comprende, ma su di esso è posta la croce di Cristo. Ma guai a chi oserà allungare le mani su di esso. Guai a quegli uomini, a quei paesi, a quelle città, su cui peserà la vendetta divina per gli oltraggi contro gli ebrei. Mi condussero via. Il 9 agosto 1942, io, cittadina tedesca, donna ebrea, rinacqui a Birkenau. Era una splendida domenica d'agosto, il più bel giorno per morire in Cristo.
Scendemmo dai treni quel giorno, nella luce abbagliante dell'estate. I bambini avevano smesso di strillare e gli anziani forse di respirare. Scendemmo dai treni quel giorno come bestie da macello, spinti senza tregua in tutta fretta tra latrati di cani e urla germaniche. Scendemmo dai treni quel giorno per non tornarci più. Scendemmo dai treni quel giorno sotto gli occhi di Dio, per più assente. Scendemmo dai treni quel giorno, scendemmo dai treni. Dov'è Dio? Dov'è Dio? Dov'è Dio in tutto questo? Guardando la veste del Carmelo, la gente mi chiedeva: dov'è Dio? Dov'è Dio in tutto questo? Dov'è Dio quando la pietà è svanita dal cuore dell'uomo? Dov'è Dio quando il terrore ha soppiantato ogni desiderio d'amore? Dov'è Dio? Dov'è Dio? Dov'è Dio in tutto questo? Guardando la veste del Carmelo, la gente mi chiedeva: dov'è Dio quando il disprezzo, i pregiudizi l'hanno vinta sugli affetti e sulla giustizia? Dov'è Dio quando l'uomo diventa solo corpo, diventa solo carne, diventa solo cenere? Dov'è Dio? Dov'è Dio? Dov'è Dio in tutto questo? Guardando la veste del Carmelo, la gente mi chiedeva: appena giunti ad Auschwitz mi tolsero il velo e la veste, mi tolsero i calzari e rimasi scalza, segno del Carmelo. Poi non ci furono urla, solo silenzio. Il terzo Reich rese perfetto anche l'Olocausto. Ci dicevano soltanto: state fermi, ognuno al suo posto, e poi aprirono le porte. Anche la mia, la settima, quella in cui l'anima in attesa incontra il suo sposo per lasciarsi amare.
Entrando in quella porta, la mia, la settima, pensai a mia madre. Ti ho lasciata e non ho lasciato nemmeno il nostro popolo. Ho solo preso su di me la croce di Cristo e da lì sempre ti accompagnerò e da lì sempre ti terrò compagnia. Cara mamma, questa è la verità. Quanto mi manchi! Fu in quelle camere bianche, bianche di paura, che io iniziai a cantare. E con me tutto il mio popolo. Cantammo fino all'ultimo respiro, senza più aria, senza più parole.